Ciao a tutti, da Piero della Francesca. Un video un po' particolare. Innanzitutto chiedo scusa, ieri ho pubblicato un video, l'altro giorno ho pubblicato un video dove parlavo di 16 donne tedesche picchiate e molestate. Evidentemente era una fake news nel quale sono caduto anch'io. È facile cadere nelle fake news, quindi chiedo scusa a chi ha creduto in questo mio video. Ho provveduto a rimuoverlo proprio perché grazie a un iscritto sono riuscito di capire che era una fake news. Mi ha linkato la cosa e quindi ho provveduto a informarmi meglio e a rimuovere. Questo video è un video un po' particolare perché il Piero della Francesca comincia a essere stanco. Comincia a essere stanco perché ci sono persone, personaggi, che oltre ad attaccarmi pubblicamente, ma quelli sono hater, troll, quindi mi preoccupano niente, mi preoccupano. Cominciano a scrivermi in privato e arrivano delle minacce, arrivano anche delle minacce e io comincio a essere stanco perché il mio lavoro mi tiene impegnato dalle 10 del mattino circa fino alle 11 di sera e quando arrivo a casa la sera, dopo che sono stato un po' con la mia compagna, che abbiamo chiacchierato, ho passato la serata un po' insieme, lei va a letto, io mi metto qui e qui col mio computer e comincio a leggere notizie. Tra l'altro vi ricordo sul blog ne ho pubblicata una che arriva dal gruppo, se non sbaglio, Paolo Barnard o qualcosa del genere, se non ricordo bene il gruppo, dove appunto vi spiega vi spiega come gli italiani stanno per essere truffati grazie alla Deutsche Bank e grazie al sistema economico mondiale che sta crollando e che spiega il perché di questa deflazione mondiale. Comunque, il vero motivo di questo video è che comincio a essere stanco. Comincio a essere stanco perché io veramente credo di aver fatto tanto, o perlomeno di aver fatto quanto mi era possibile per dare più nozioni possibili a chi volesse trasferirsi. Il problema è che cambiare la propria vita non è mai facile e quindi dovete sempre essere allerta, dovete sempre farvi mille domande, perché in un sistema come quello italiano, un sistema economico come quello italiano, dove tutto ormai è fallito, se sbagliate la vostra scelta, la vita in gioco è la vostra, non si torna più indietro. Per quello ve lo dico. Una volta era più difficile, trasferirsi richiedeva un impegno mentale diverso. Oggi, come cittadini europei, l'Italia va di merda, vado in Germania, vado in Francia, vado in Belgio, vado in Olanda, vado insomma, giro per l'Europa. Il problema vero è che così facendo non ci si impegna sufficientemente. Non ci si impegna. Sono le 2 di notte, casino qua sotto, come potete sentire. Anche questa è la Germania, capita anche questo. Anche questo. Non capita tutte le sere, ringraziando Dio, ma capita anche questo. Sono stanco di aver dato mille informazioni e di essere attaccato in tutti i modi. E finché lo fa un troll, un haters, sfrutto l'onda, cavalco l'onda, lo lascio haterare, lo lascio dialogare sotto il video, poi lo blocco. Intanto sale il mio video nel ranking, quindi acquisisce visualizzazioni e mi dice. Lo faccio da sempre. Da sempre, da quando ho aperto il canale lo faccio sempre con la stessa motivazione, sempre.
quella di informare la gente. Ho fatto video leggeri parlando di calcio, ho fatto video scherzosi, come quella che ho fatto finta che fosse una chiamata su Skype, quindi ho parlato di riforma costituzionale, ho parlato di Jus Soli, ho parlato di tante cose. Però capite che comincio a essere stanco. Non è questione di donazioni, io non voglio donazioni, non condanno chi le chiede, ma io non le voglio. Questo è. Il bene si fa gratis, così mi hanno insegnato, il bene si fa gratis. Il male si fa a pagamento. I killer si assoldano, si pagano. Il bene si fa gratuitamente. Ma credetemi, comincio veramente a essere stanco. Dopo mille peripezie mi sento svuotato. C'è un programma col quale riesco a trovare l'indirizzo IP di chi mi hatera, di chi mi trolla. È un programma libero sul web. Quindi molti, io non vado con le donazioni tramite avvocati, ma molti sono stati beccati dalla polizia postale grazie a questo programma perché ho portato la posizione rilevata tramite GPS con questo programma che si chiama, ora ve lo dico, dove cavolo sei? IP Locator, IP Location Finder. Locate network address e via dicendo. Insomma, io comincio veramente a essere stanco. Non so quanto posso ancora durare il canale, ma non perché non cresce, perché abbiamo fatto 200 iscritti in un anno e 50 iscritti in 3 mesi, quindi vuol dire che c'è una crescita, in questi 3 mesi c'è stata una crescita anche più veloce di quelle proporzionalmente. Le visual ci sono, i like scarseggiano, ma quello mi interessa poco, ma mi interessa che la gente riesca di essere informata su tutto, perlomeno sul mio punto di vista, su quello che io credo sia giusto. Io ho sempre parlato con onestà e con la coscienza pulita, con la coscienza a posto. Parlando sempre per i miei punti di vista, per quello che io penso, per quello che io vedo, per quello che io ho vissuto, per quello che io vivo. Non so se il Piero della Francesca continuerà ancora a fare video, questo non lo so. È probabile che, vi dico la verità, sto realmente pensando di cambiare completamente direzione. Non ho idea se continuerò ad avere questo canale, non so se rimarrà aperto, se rimarrà chiuso, se deciderò di chiuderlo ve lo comunicherò. Questo è chiaro, vi verrà comunicato prima. Sono stato contattato da persone che mi hanno ringraziato per le informazioni che gli ho dato. Sono stato contattato da persone che hanno diffuso i miei video, che sono finiti su alcuni siti, che sono finiti su alcune pagine, persone che mi hanno elogiato, persone che mi hanno, per carità di Dio. Però in questo momento le minacce si fanno pesanti, sono tante, sono veramente tante. Quando arrivano le persone che ci mettono la faccia, allora sai con chi combatti, sai con chi parli. Ma quando ti arrivano le persone per le quali io penso di sapere chi siano, ma ti arrivano minacce da persone che sono profili chiaramente fake, troll, vuol dire che il tuo canale sta suscitando una base d'odio verso qualcuno. E il pericolo è, qualora io dovessi tornare in Italia per farmi le ferie, come farò
giorni, penso. Il pericolo è di trovare sempre qualcuno che non ti può vedere, perché hai attaccato l'ombrelletto, perché hai attaccato del livello, perché hai attaccato di pre, perché hai attaccato Mister Michilista, perché hai attaccato vari YouTuber, perché hai denunciato determinate cose, perché le tue idee politiche sono diverse, perché il fatto che questo può succedere, come sono stato riconosciuto nella mia città, a Torino, e qualcuno mi ha chiesto se ero veramente, se ero Piero della Francesca, mi ha parlato, ci siamo fermati, mi ha preso un caffè con alcuni fan, diciamo così. Io non pubblicizzo questa cosa, perché per me essere famoso su YouTube voleva dire essere ricco a Monopoli. Oggi la fama su YouTube, quindi la fama sul web, è veramente ricchezza, perché la visibilità sul web è maggiore di quella sui media, dei media tradizionali. Tant'è vero che nel momento in cui il web cresce, qualcuno decresce. Io vi chiedo vi chiedo seriamente di darmi una motivazione per continuare ad andare avanti con i miei video, perché Piero della Francesca è stanco. È veramente stanco. Quindi se nell'arco di 2-3 mesi non riuscissi di recuperare le motivazioni e le minacce dovessero continuare, a parte il fatto comunque di correre ai ripari tramite polizia postale, a parte questo, è probabile che il Piero della Francesca dovrà chiudere i battenti, perché in un paese, in un mondo dove la democrazia non esiste più, è un mondo dove la libertà di parola non esiste più, troneggia così, diciamo così, la violenza. E persone che, credetemi, io sono la persona più buona di questo mondo, se posso fare qualcosa per qualcuno lo faccio. Manfro, che ha attualmente cambiato nome al suo canale, staccandosi dall'Ombrelletto una volta per tutte, è diventato Manfro il Giustiniano. Manfro ne è la prova, perché mi chiede, parliamo. Mi chiede alcuni consigli, quando posso glieli do disinteressatamente. Ed è bello sentire ragazzi di 25 anni che ti dicono grazie per i consigli che mi dai. È bello. E Manfro può contare su di me a 360 gradi, perché è una persona, per me è una persona speciale. Manfro è veramente una persona speciale. Niente, è tutto qui, cioè, grosso modo il nesso del video è questo, cioè, sono stanco. Sono stanco di parlare di politica, sono stanco di spiegare mille cose sulla Germania, perché tanto molti di voi non lo vogliono capire, molti di voi non le capiranno, molti di voi non le capiscono. Preferite seguire le capre, preferite fare caproni, seguire chi vi dice che tutto va bene, che tutto è preciso, che tutto è perfetto, che c'è una mafia dietro il costo di un accendino senza nessuna marca, che c'era la mafia dietro una penna da 50 centesimi. Sono realmente stanco di cercare di farvi capire. Quindi, come ho detto, se non trovo motivazioni per andare avanti, è probabile che fra qualche mese il Piero della Francesca, è probabile, non è sicuro, è probabile che il Piero della Francesca chiuderà il canale. È probabile. Non è una cosa sicura. È una cosa che potrebbe accadere. Detto questo, io aspetto con ansia i vostri commenti, per poter trovare giustificazioni e per poter trovare motivazioni più di giustificazioni, motivazioni valide per poter andare avanti. Avanti col canale, intendo. Perché comincio veramente a dubitare della gente che gira per le strade. Comincio realmente a dubitare dell'intelligenza di questo popolo, quel popolo mondiale.
non parlo il popolo italiano, non parlo parte di italiani che ormai parlare con gli italiani è come parlare con le capre, non capiranno mai. Non capiranno mai e vorrei capire quando arriverà il momento in cui si sveglieranno. Tutto qui. Detto questo vi saluto, vi mando un bacio affettuoso, nel frattempo continuerò a produrre qualche video e continueremo a sentirci, a vederci su YouTube, sperando che in questi mesi arrivi quella spinta per poter continuare avanti. Un bacio a tutti, un abbraccio grande, affettuoso e con tanto amore dal vostro Piero della Francesca. Ciao.